Un saluto a tutti i ragazzi da Messi 91, siamo su Uncharted 4 ed il problema ora è capire dove devo andare perché mi ha fatto vedere quell'anello, ma vedo che con rampino non lo targhetta, quindi non so dove diavolo devo passare. Aspettate un attimo prima di saltare verso la morte. Ok, no, forse non dovevo rampinare. Ok. Vabbè, perché cos'è cambiato? 2 metri avanti e indietro, sai che roba. E adesso? Ah, forse devo salire. Tipo, sì. Ehi, hey Sam, sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Mamma mia, io non comprendo, ragazzi. È difficilissimo capire dove andare. Ok. Io non so se sto andando dalla parte giusta o Beh, meno. Io vado. entusiasmo non gli manca. C'è una cassa. Potrebbe essere piena di ricchezze. Perché non la posso aprire? Dove? Ancora? Ok. Ma non l'avrei visto mai proprio. Vai. Ah, pronto, pronto. Issa. Ok. Sì, ma avvisami. Ho trovato qualcosa. Stai indietro. Cioè, se non lo vedevo sarei morta malissimo. Ok, non c'è nulla. Non posso saltare, questa cosa non mi piace. Ah, ok, cutscene. Wow, bello alto, eh? Eccola. La più al di là del fiume. Al di là del Dici fiume e di delle montagne. rubare ai ricchi, eh? Ehi, c'è un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi Mamma possa mia, che belle queste inquadrature! reggere? Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa Io non inquadri. sto muovendo nulla, si sta muovendo tutta da sola, è fichissima. Oh, oh! E adesso? Porca miseria, piano che non so dove devo andare io! Ma perché finisce sempre così? No, 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 no! Anche far saltare in aria è perfetto. Far saltare in aria noi. Qua giù. Non ti vedo. Cioè. Mamma mia! Arrivo, aspettami! Davvero? Da cosa l'hai capito? Qua giù, svelto! Arrivo, Non arrivo! fermare, vai! Ho saltato stortissimo! Oh mio Dio! Nathan! Alzati, dobbiamo andare! Dobbiamo andare! Subito! Ma no, ma cosa? Ah! Oh! E adesso? Dove devo andare? Arrampicati sulla Qui, corda! da Ok. questa parte! No, ma non morirò mai. Ok. Mamma mia! Veloce, veloce lì! Sai tutto! Ma porca miseria, basta! Prendimi, aiutami! Fai robe! E chi si ferma qua? Eh? Grazie. Oh porca miseria, ma basta! Siamo alla follia. Ma che diavolo è successo? Porca miseria, sono passato in mezzo a un muro. Scusa, no, devo riprovare. Ah, ok, no, perché prima questo non è caduto. Ci sono passati in mezzo brutalmente. Dai, 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 rompi tutto! Non fermate! Corro, corro! No! Ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Ah! Ma basta! Ah!
Cosa? Salto! Che culo! No, ti prego, basta crollare tutto, basta. No, faccio secco Sam io se non si risolve sta situazione. Veloce, veloce. Ok. Piano, piano. Qua. Un attimo di calma, porca miseria. È stato un 30 secondi di roba incredibile che ci è stata lanciata addosso. Ah! Ma che fai anche tu come Billy? Piano, ah! Ok, aspetta, aspetta. Ci abbiamo già provato, ha vinto lei, Nathan. Io direi di fare quello che ci dice. Bello rivederti. Ok, Mango, Mango! Che cazzo dice? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ai miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Vuoi allearti con noi? Della stessa parte. Aspetta, c'è ancora tempo. Già? Fidarmi di un Drake? No, eh? No, non ci casco più. Ehi, dai. Come non ci casca più? Che è successo? Ah! Cos'è che non so? Aia! Madonna, un ninja sta qua. Ma signorina, mi scusi! Prima si guarda e poi si salta. Non faccia come faccio io. Ok, è stato più agitato del previsto. No, devo fare di nuovo botte con lei, no, ti prego. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Ok. Sarebbe la scelta più saggia. Già. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in due. Potrebbe spaccarli da entrambi. Credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Oh, santa pazienza. Tanti nubi. Ok. Ora! Ma è un ninja! Non posso schivare, ragazzi. Sì, esattamente come prima. Questa è un'altra cosa che non mi piace di sto gioco. Il fatto che io non possa schivare nulla. E sto premendo triangolo tantissimo. Cioè, qui diventa, se riduce tutto, uno spamming di quadrato. Perché non posso fare niente. Quadrati e triangoli. Aia. Che nonostante io stia premendo, le sto prendendo malissimo uguale. Ma no! Ecco, credo di aver trovato i due problemini di questo gioco. Il fatto che non si capisce dove si crepa e il fatto che questi scontri fanno schifo. Posso salire in alto e poi saltare dall'alto? No? Con la morte dall'alto farei sicuramente più male. Quale cosa improbabile abbiamo appena fatto? Ci sono quasi, Sam. Dov'è? Nadine! Ok! Wow! Ma perché finisce sempre così? Alzati, Nate! La pistola! Ecco. Ma perché lei sta molto meglio di noi? Non ho capito. È fatta di gomma, sta donna. Ma non abbastanza. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ecco, prima che questo. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo. Non è nel loro stile. Io magari. Metterci la sua vita. Ma lui non lo so. Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Rafe! Calma. State fermi, non sparate! Mettila giù. Nadine, ti ho appena salvato la vita. Dovresti apprezzarlo, sai? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Che donna ingrata. Samuel. Tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi. Calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei
Sei un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh sì, sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Dai, senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi. Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Cosa? Ecco perché non abbiamo più sentito parlare di lui. Oh. Wow, che ti ha raccontato? Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Che ci ha rimesso la famiglia. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Dismas, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Ehi, no, dai, Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma, sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Nadine, ti prego, sparagli. Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Io ti ho salvato la vita, Nadine. Dovrà pur valer qualcosa. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Rafe. Fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Stai facendo no, un errore. No, 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 no. Bene, ottimo, perfetto, fantastico, grandioso. Cioè, ragazzi, vogliamo parlare di quello che ci ha volato addosso negli ultimi 3 minuti, porca miseria? Oh, Elena, grazie a Dio! Nate! Grazie a Dio! Ehi, Nate! Sbucate sempre fuori dal nulla, però comunque va bene così. Facciamo finta che non ci siano buchi nella trama. Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. Ma dove siamo? Cosa sta succedendo qua? Perché siamo tornati bimbi? Eccoci qui. Wow. I fratelli Drake. È immenso. Da dove iniziamo? Prima cosa cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro. Ed è la notte in cui ci è venuto a prendere, perché guardate la nostra faccia, ancora lividi, non è un'altra notte. Vediamo se si può entrare senza rompere una finestra. Però, porca miseria, stavamo facendo cose fiere avanti nel tempo. Cos'è successo ora? Perché siamo tornati bambini? Cosa dobbiamo vedere? Di colpo mi è venuto freddo. Vuoi indietro la giacca? No, devo solo restare.
forza. Diamo un'occhiata sul retro. Mamma mia, ragazzi, io non ho parole per descrivere quello che è appena successo, perché vi giuro non me lo sarei aspettata mai. Oddio, mai. Cioè, un tradimento da parte di Sam ce lo si può aspettare, ma non così. È stato il modo in cui è successo. Cioè, io non mi sarei aspettata che fosse stato Rafe a far fuggire Sam di prigione. Cioè, io ero convinta che Alcazar esistesse, che fosse stato Alcazar, e lo ero perché ho vissuto quella cosa, me l'hanno fatta giocare, e facendotela giocare, almeno io mi sono convinta che fosse realmente successa. Cioè, è stata solo dei geni alla Naughty Dog, basta. Io mi aspettavo un tradimento da parte di qualcuno, tipo, che ne so, magari Sam, vedendo che Rafe aveva più denaro e più risorse, avrebbe potuto spostarsi da lui, o magari ci fosse stato un rapimento, che ne so, di Elena o di Sully, e quindi saremmo stati costretti a lavorare per Rafe per proteggere loro, ma non così. Cioè, Alcazar è morto 6 mesi fa. Nei commenti, infatti, ci siamo anche chiesti perché Alcazar non si sia più fatto sentire, e non si è più fatto sentire perché a quanto pare è morto. 6 mesi fa. Mamma mia. Sì, mentre esponevo i miei pensieri ho fatto un giretto per vedere se c'erano tesori, ma non mi pare di aver visto nulla, anche se ero parecchio distratta, però non ho visto nulla. Dove è andato? Non lo vedo più, l'ho perso. Forse dovrei concentrarmi un po' di più su di lui ed evitare di fare i giri inutili. È andato su, eccolo. Troppo alto. E quindi? Qua. Con quali salti sgargiuli? Ho capito, sì. Seguimi con calma. Io devo fare il doppio di strada perché sono nano. Vai. Forza, Nathan. Ma è la casa di chi questa? Deve essere la casa per forza di qualcuno coinvolto. O di Rafe o di qualcun altro. Da brividi? Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. O di Sully. Sully era un cercatore di tesori, quindi potrebbe essere. Prova a vedere se noti libri, diari o anche qualunque tipo di documento scientifico. Documento scientifico? Ci sono pacchi incredibili di roba? Aspettate, va, prima di cliccare qua facciamo un giro, perché infatti ci sono pacchi di roba. Miss Evelyn. Dove diavolo siamo? Qui non c'è niente. Però sono scarponi da uomo questi, non sono sicuramente scarponi da donna. Cioè, palesemente roba da uomo. Cos'è sta cosa? Ma è orribile, è inquietantissima. Cos'è sta cosa? Ah, ecco. Bello che si dovrebbero anche vedere perché sono bianchi fotonici, ma io non li vedo. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di attrezzature da viaggio e campeggio. Maschile, tra l'altro, quindi... Di chi è questa casa? Scendiamo. Per un istante stavo pensando che fosse la casa dove vive ora Nathan con Elena. Non so perché mi ha dato questa impressione. Come pensi di trovarli? No, tutti non... di nostra mamma. Come, non ricordi? Usava dei quaderni rilegati in pelle bianca. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. È come cercare un ago in un pagliaio. È casa loro, quindi? No, fermi tutti. Cosa stiamo facendo qua? Eccolo, pelle bianca. Forse ne ho trovato uno. Davvero? Ma è fighissimo. No, non è della mamma. L'idea era giusta, continuiamo a cercare. Sì, vabbè, tu hai detto pelle bianca, questa è pelle bianca. Fratello. Ma siamo quindi nella casa di Nathan e Sam prima che morissero i loro genitori? Che tra l'altro non so nemmeno come siano morti.
Questa potrebbe essere una stanza da ragazzino, forse la loro? Boh, ma dove diavolo siamo finiti, pattume? Va bene, e questo Eddie chi è ora? Da dove arriva questo Eddie? Boh, esploriamo un po' la zona e poi vediamo di capirci qualcosa, perché non so, cioè... Ok, abbiamo battuto di nuovo la testa e siamo tornati di nuovo indietro nel tempo. Sembra quasi peggio del TARDIS sbattere la testa, però non sto capendo perché siamo venuti qua. Che abbiamo vissuto. Esatto. Papà diceva sempre... Perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Ah, quindi è solamente una delle case? Il solito idiota. Non hanno mai né nominato né fatto vedere i loro genitori. Io non so nulla della loro famiglia. Prenderai per matto, ma... Questo sembra un vaso della dinastia Ming. Nathan, nessuno sano di mente abbandonerebbe qui un vaso della dinastia Ming. Già, non può che essere un'imitazione. Mi pare ovvio, vero? Vero. Madonna, ora mi ha fatto lasciare lì un tesoro millenario di tantissimi soldi, perché è un cretino. È chiusa! Dai, proviamo insieme. Pronto? Spinge! Spinge! Spingo, con calma. Oh mio Dio, ok. Ma che diavolo? Sei ancora convinto che fosse un'imitazione? Che secondo me non lo era. Una specie di sarcofago. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofagi. Sarcofagi. Sam, è autentico. Cos'è questo posto? Beh, andiamo a scoprirlo. Sembra un magazzino di qualche ricercatore di reliquie. Cioè, potrebbe esserlo benissimo. Questo è dell'antica Roma. Terzo, forse quarto secolo. Una Venere di ferro? Questo lo riconosci? Ho già visto qualcosa del genere. Figure distese. È etrusco. Ah, è vero. Sì, marito e moglie tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Ah, quindi è una bara? Già. Ottimo. Sembra di stare in un vero museo. Sì, infatti. Secondo oh mio Dio! La sala dei dinosauri? Non mi stupirebbe. Ma è fichissima, spero solo non prenda vita. Ma è fichissima. Vasi canopi. Forti? Dimmi che non contengono le ceneri di qualche povero disgraziato che è morto. Ti prego. Beh, oggi è successo veramente di tutto. Siamo caduti dai palazzi, ci hanno lanciato dei razzi incredibili e il nostro fratellino ci ha tradito con Rafe, che detta così suona malissimo. Ma è successo questo. Quindi le mie idee ve le ho già esposte all'interno del video, è inutile ripetersi, vorrei ora sapere cosa ne pensate voi. Nel prossimo video ci aspetta una grande esplorazione di questa villa barra museo e vedremo di capire un po' perché siamo finiti qui, cosa dobbiamo scoprire prima di poter procedere con la trama principale. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi un commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.